Giunto alla sua 18ª edizione, il progetto di Fondazione Banca di Credito Cooperativo Crescere nella Cooperazione è un progetto di educazione cooperativa rivolto a tutti i segmenti di scolarità attivo nelle Marche dal 2006. Come banca l'abbiamo sposato dall'inizio, crediamo nella cooperazione, siamo banca di credito cooperativo con 9.500 soci, quindi la cooperazione per noi è l'essenza, vuol dire far lavorare insieme ragazzi, aiutarli a capire che cos'è la cooperazione, crescere insieme. È un progetto di eccellenza sul territorio marchigiano. Quali sono i punti di forza di questo progetto? I punti di forza sono appunto quelli di far sì che i ragazzi lavorino insieme, non individualmente. Non cresce l'individuo, ma cresce la società, crescono tutti insieme. Il progetto si riconferma un'eccellenza sul territorio marchigiano perché sviluppa la diffusione della cultura cooperativa e la consapevolezza degli aspetti etici, economici, della partecipazione democratica dei bambini, degli adolescenti e degli adulti in una proficua sinergia tra istituzioni e agenzie formative. Creano cooperative dalle più semplici per lavorare all'interno della classe scolastica, seguiamo molte scuole per questo e nel Fanese e anche nei territori limitrofi, per esempio siamo anche a Senigallia presenti nelle scuole, proprio per avviare i ragazzi a lavorare insieme, a credere nella cooperazione, nella crescita di tutti. Se si è soli non si va da nessuna parte, insieme riusciamo a farlo, tant'è che nelle nostre Marche il progetto è seguito dalla Federazione Marchigiana delle BCC, sono 13 banche che collaborano per far crescere i ragazzi la cooperazione dal basso. La sfida è tenere insieme i propri interessi con quelli degli altri e di lavorare per supportare e rispettare entrambi i livelli. Occorre sostenere le scuole nel loro compito di educazione alla socialità, all'autoconsapevolezza e alla responsabilità personale e sociale. Un progetto regionale di educazione cooperativa che interessa, si rivolge a tutti i segmenti scolastici, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, naturalmente con proposte progettuali che sono diversificate e attagliate all'età evolutiva dei ragazzi che svolgono il progetto. Siamo partiti 18 anni fa, questo è il 18esimo anno, stiamo concludendo. E ogni anno il progetto si è incrementato di nuovi stimoli che vengono proprio dall'attività d'aula. Questo progetto, va chiarito, è una ricercazione e la ricercazione, diciamo, che si nutre della circolarità tra ipotesi teoriche, quindi ipotesi scientifiche, e il riscontro che viene dalle attività. Il progetto ha una, come dire, un'identità molto solida e un intento educativo solido, ma anche una flessibilità rispetto a quelle che sono, appunto, a quella che è l'organizzazione. Dunque noi ogni anno partiamo con costruzione di un progetto che scrivo io, il quale progetto ha un nucleo centrale che è fare un'esperienza cooperativa a scuola, e questo nucleo centrale è comune, diciamo, è l'elemento comune a tutti i segmenti di scuola. I ragazzi del liceo Nolfi Apolloni, una delle scuole aderenti al progetto, hanno presentato la mostra allestita nel Salone della Rocca Malatestiana, dove hanno lavorato sul valore amicizia, come servizio sociale e morale verso la comunità. La mattinata è proseguita tra le illustrazioni di progetti realizzati dalle altre scuole aderenti a Crescere in Cooperazione, tra cui l'Istituto Comprensivo Statale Padalino e l'Istituto Scolastico Cattolico Maestre Pie Venerini. Il 4 giugno sarà la giornata di premiazione e saranno decretati i vincitori del progetto al Teatro Limusa di Ancona. E a noi non ci resta che augurare un in bocca al lupo a tutte le scuole e vinca la migliore. Ciao!